per iniziare la loro. Salame in preda all'anarchia. Tutti sono in rivolta, popolo, polizia e perfino l'esercito che si è ammutinato. Il presidente Nyerere è sparito, non si capisce più chi comanda. Per noi, giornalisti europei, girare per le strade a caccia di immagini è un'impresa quasi suicida. Dovunque ci cacciano via, ci insultano, ci minacciano. Cerchiamo di raggiungere i quartieri della periferia. Sulle strade insanguinate una siepe di folla ci nasconde le vittime del massacro. Croce a Rodo, un musulmano cerca di sfuggire alla folla che lo vuole linciare. Si getta giù dal lungomare. La folla lo raggiunge e lo affoga. Si abbattono le case e le botteghe dei commercianti accusati di essersi sostituiti ai bianchi nello sfruttamento del popolo. Fendiamo a fatica la folla di Uhuru Square. Qualcuno ha ammazzato 3 soldati africani. La polizia prepara la rappresaglia e allinea al muro tutti i musulmani scovati nelle case. Ci gridano di andarcene, ci minacciano coi mitra. Cerchiamo di tergiversare, di guadagnare tempo, mentre la macchina da presa continua a ronzare dietro di noi. Uno di noi è ferito. Aprono gli sportelli e ci trascinano fuori. Ci arrestano, ci metteranno al muro. Ci salverà quel miracolo di cui a suo tempo parlarono i giornali. Guarda, 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 una spia! Guarda, guarda, altri guarda, guarda! Moise Tshombe ritorna dall'esilio come liberatore, padre della patria e inviato speciale dell'ONU. Il Congo è per 3/4 in mano dei ribelli e dei comunisti. Tshombe promette di far piazza pulita in 3 mesi. Ville, roccaforte di Nicolao Lenga, capo dei Simba, è conquistata dai paracadutisti belgi e dai mercenari. La città è un cimitero senza tombe. In 100 giorni di occupazione i Simba hanno torturato e in parte mangiato 12.000 africani. Alla mano le truppe regolari congolesi obbligano i Simba prigionieri a fare questa macabra pulizia. Negli ultimi 2 giorni sono stati bruciati vivi 80 bambini di una scuola, violentate e uccise 4 infermiere, fucilati 64 fra europei, indiani e pakistani. Molti cadaveri mostrano un largo squarcio nel ventre, dal quale i Simba hanno estratto e divorato il fegato. Suore, 7 missionari e 4 bambini bianchi immobilizzati col filo di ferro, i ribelli hanno sparato in bocca. Il caldo è insopportabile. L'aria è oleosa dal lezzo dei cadaveri.
Si teme una pestilenza. All'aeroporto di Leopoldville, i C-130 americani sbarcano i superstiti dell'eccidio di Stanleyville. Appena ieri erano stati ammassati sul posto dell'esecuzione. Le mitragliatrici avevano già cominciato a crepitare quando 320 paracadutisti belgi calarono dal cielo e in 10 minuti riuscirono a strapparli dalle mani di 7.000 ribelli. Nonostante l'operazione fulminea, 22 mancano all'appello. I feriti sono stati estratti di sotto a un mucchio di 40 cadaveri, tra i quali sono stati identificati gli americani Carlson e Ryan e i belgi Brinkman, Mascot e Desmiter. 5 di questi feriti, fra cui una donna violentata, moriranno fra poco all'ospedale danese di Leopoldville. L'evacuazione dei superstiti, il trasporto dei feriti, dei viveri e dei medicinali è stato eseguito in poche ore dall'aviazione americana con 40 aerei. 2 giorni dopo, il 27 novembre, i governi dei nuovi stati africani chiedevano che Washington formulasse ampie scuse ufficiali per l'abusiva ingerenza degli Stati Uniti negli affari privati congolesi.